Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi è un video che mi ha richiesto qualcuno di voi, dopo il mio tag una pila di libri, la torre dei libri, e sto parlando della collana Le Immortali, edita da Mondadori Editore nel 1970. Sì, nel 1970. Allora, questa collana appunto racchiude le biografie e le accompagna con quadri, fotografie. Diciamo tutte testimonianze delle 100 donne che hanno fatto la storia, appunto. Quindi ora, leggendo il piano dell'opera che è dietro ad ogni volume, vi andrò dicendo di chi parla ogni volume, insomma, un attimino. Cioè, sono tantissimi. E infatti, vediamo un po' se posso fare così, nel senso li metto tutti sulle mie gambe. Madonna. Iniziamo. Allora, il primo volume è la gruppa Agrippa Minore, Maria d'Angot, Caietiana d'Alba, Luisa d'Albany, Anna Bolena, Elizabeth Barrett Browning e Beatrice. Perché ho detto Anne Beatrice? È Beatrice. E praticamente, ok, questo è un po' l'interno che possiamo trovare. È un libro veramente da consultazione, una collana da consultazione ben fatta e la potete trovare facilmente, ci sono molti venditori su eBay. Poi il secondo volume, questo qua, mamma mia, bellissima, con questa scultura di Canova in copertina abbiamo Giuseppina Bowaris, Harriet Beecher Stowe, Sara Bernhardt, Paolina Borghese, appunto. Poi Lucrezia Borgia, Bettina Brentano e sorelle Bronti. Quindi vi apro un attimo, magari. Ok, vedete. Abbiamo le varie storie con disegni e comunque locandine che accompagnano la storia delle donne di cui si parla. Il terzo volume contiene la vita di Francesca Saverio Cabrini, Bianca Capello, Carlotta del Messico, Rosalba Carriera, Contessa di Castiglione, Caterina Cornaro e Caterina de' Medici. Quindi praticamente abbiamo donne che tutti per forza conosciamo e donne che comunque possiamo scoprire e vedere cosa hanno fatto e perché hanno cambiato la storia. Io ho acquistato tutti e 14 volumi, compresa spedizione, a 30 euro e ammetto che sono stata parecchio fortunata perché, diciamo, veramente, secondo me non ha prezzo, non ha valore questa collezione. Il quarto, ok, raggruppa, ecco, Caterina di Russia, Caterina di Siena, Beatrice Cenci, Cleopatra, Vittoria Colonna, Charlotte Corday e Costanza d'Altavilla. Questo è uno dei miei preferiti perché comunque, quando si mette Cleopatra e Costanza d'Altavilla in uno stesso volume, è amore. Poi, il quinto volume ha Cristina di Svezia, Marie Curie, Virginia Deleuze, Maria d'Orval, Madame du Barry, Isadora Duncan, Maria Dupley e Eleonora Duse. Quindi anche qua abbiamo abbastanza materiale per una vita intera su donne. Bellissima, bellissima. Cioè, ci sono delle fonti iconografiche veramente ricercate, veramente. C'è anche la carta, tutto è veramente ben fatto. Cioè, sono libri di 40 anni fa e ancora sono qua. Oh, famosissimi, vabbè. E il sesto volume abbiamo Elena di Troia, Elena Imperatrice, Elisabetta d'Austria, Elisabetta d'Inghilterra, Eloise, Gabrielle d'Estrée e Madame de Tempa. E come dicevo, ci sono veramente donne più famose e donne meno famose, ma diciamo, io lo apro e vedo proprio. Mi è piaciuto e mi ha colpito per le immagini. Questo libro veramente ricco, ricco, ricco di fonti, come ho detto già poco fa. Poi, settimo volume, abbiamo Francesca da Rimini, Anita Garibaldi, Giovanna d'Angiò, Giovanna d'Arco, Giuditta, Teresa Guiccioli e Lady Hamilton. Io continuo a scorrere.
Sì, questa è Giovanna d'Arco in copertina, ovviamente. Guardate, guardate. Vedete, questo è il rogo. Vedete, per ogni donna c'è l'inizio e una frase che la identifica. Poi. L'ottavo volume, ok. Irene Imperatrice, Isabella di Castiglia, Isabella d'Este, Isotta, Angelica Kaufman, Madame de Lafayette, Laura, Madame de la Vivielle. Valier, scusate. Insomma, io. Giusto per farvi un'idea del tesoro che è questa collezione. Nono volume, abbiamo Lucrezia, Madame de Maintenon, Maria Malibran, Margherita d'Angoulême, Margherita d'Austria, Margherita de Valois, Maria Antonietta. E non sono messi con un ordine ben preciso i nomi all'interno, c'è molto, ok, cosa inseriamo e mettiamo. Cioè, più altro è questo. Spettacolari, una stampa veramente ben fatta, cioè bellissimo. Poi, dove siamo arrivati? Al 10. Maria Luisa d'Austria, Maria Teresa d'Austria, Matahari, Matilde di Toscana, Cleo de Merode, Messalina, Madame de Montespan. Vabbè, il mio francese è andato a quel paese. E quindi anche qua abbiamo, guardate, Matahari, madonna, spettacolare. Poi, 12. Al 12, scusate, dov'è l'11? Ok, scusate. L'11, allora, abbiamo Lola Montez, Eugenia de Montijo, Florence Nightingale, Carolina Otero, Giulietta Pasta, Adelina Pitti, Diana De Poitier. Sì, cioè, io non lo so come fare con queste, perché sono veramente una bellissima, cioè si attraversa l'arte, la storia di tutto attraverso la vita di queste donne ed è una cosa pazzesca. Ora, 12. Abbiamo Madame de Pompadour, Julien Récamier, Madame Roland, Regina di Saba, Sappho, George Sand e Madeleine Scuderi. Scuderi. Abbiamo, sì, l'unica pecca che è questo qua, mi è arrivato così. Sì, però dico, ok, devo. Poi 13, stiamo finendo. Allora abbiamo Madame de Sévigné, Agnès Sorel, Madame de Staël, Maria Stuart, Maria Taglialini, Teodolinda, Teodora di Bisanzio. Quindi comunque si spazia dal moderno al classico, diciamo, non, niente lascia, diciamo, nessuna epoca è tralasciata. Infatti, vedete, c'è mosaici. Ultimo, 14, Teresa Davila, Maria Tudor, Maria Vazzera, Madame Michele Brun, Vittoria d'Inghilterra, Cosima Wagner e Maria Valaveska. Questo è un piccolo segno di scotch, ma dico, ho pagato 30 euro. E come vedrete, se siete interessati, su eBay veramente ce n'è di molte fasce di prezzo diverse, perché ovviamente più è conservata bene l'edizione, più il prezzo aumenta. Ma diciamo, per quello che ne faccio io, dico, per sfogliarli, diciamo, un attimino farmi prendere d'estasi, non, cioè, non è un brutto affare. Ok. Quindi io con la mia collezione Le Immortali vi saluto e, visto che comunque ho diverse collezioni, dico, non so se a voi va
continuo anche con questa piccola rubrichina delle collezioni libresche così. Quindi vi saluto al prossimo video, ciao!